Il pane vivo disceso dal cielo è il sacramento della memoria che ci ricorda in modo reale e tangibile la storia d'amore di Dio per noi. Nel giorno in cui in Italia e in molti paesi si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, Papa Francesco presiede la messa sul sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano e sottolinea che fare memoria nella fede è fondamentale, come l'acqua per una pianta. La memoria è importante perché ci permette di rimanere nell'amore, di ricordare, cioè di portare nel cuore, di non dimenticare chi ci ama e chi siamo chiamati ad amare. Eppure questa facoltà unica che il Signore ci ha dato è oggi piuttosto indebolita. Nella frenesia in cui siamo immersi, tante persone e tanti fatti sembrano scivolarci addosso. Ma bruciando i ricordi e vivendo all'istante si rischia di restare in superficie, così la vita esteriore diventa frammentata e quella interiore inerte. Dinanzi a questa frammentazione della vita, ricorda il Pontefice nell'omelia, il Signore ci viene incontro con una fragilità amorevole che è l'Eucaristia. Ecco perché ci fa tanto bene il memoriale eucaristico. Non è una memoria astratta, fredda e nozionistica, ma la memoria vivente e consolante dell'amore di Dio. Così l'Eucaristia forma in noi una memoria grata perché ci riconosciamo figli amati e sfamati dal Padre. Una memoria libera perché l'amore di Gesù, il suo perdono, risana le ferite del passato e pacifica il ricordo dei torti subiti e inflitti. Una memoria paziente perché nelle avversità sappiamo che lo Spirito Santo di Gesù rimane in noi. E l'Eucaristia ci ricorda anche che non siamo individui, ma un corpo. L'Eucaristia è il sacramento dell'unità. Chi la accoglie non può che essere artefice di unità, perché nasce in lui, nel suo DNA spirituale, la costruzione dell'unità. E questo pane di unità ci guarisca dall'ambizione di prevalere sugli altri, dall'incordigia di accaparare per sé, dal fomentare dissensi e spargere critiche, susciti la gloria di amarci senza rivalità, invidie e chiacchiere maledicenti. Le celebrazioni del Corpus Domini proseguono come di consueto con la processione eucaristica che, percorrendo via Merulana, raggiunge la Basilica di Santa Maria Maggiore. Una tradizione che quest'anno si scosta dal passato solo per la scelta del giorno, domenica e non giovedì. Papa Francesco ha infatti deciso di seguire il calendario liturgico italiano per permettere una maggiore partecipazione di fedeli e causare meno disagi alla città.